Questa che vediamo è la registrazione del cielo della prima volta che ho visto le scie chimiche, o chiamatele come volete. Era il 23 marzo 2006 ed ero in viaggio fra Trento e Bolzano. Ero molto meravigliato e mi chiedevo per quale motivo si formavano solo in quell'area. Sono passati 17 anni e nessuno si meraviglia più, ma allora io sì. Perché? Perché dal 1980 erano passati 26 anni e in tutti quegli anni ho girato l'Italia in lungo e in largo, isole comprese. Andavo nei paesi dell'est, giravo per l'Europa, ma non avevo mai visto una cosa simile. Oggi è normalità. È normalità non vedere più intere settimane di cielo azzurro e limpido. In quel periodo mi ero liberato dal fare il segno della croce prima di dormire per paura mi succedesse qualcosa di brutto. E invece una volta tolto questo rito inutile, questa abitudine iniettata dal credo fin da piccolo, le mie giornate trascorrevano tranquillamente, come prima, forse meglio. Erano passati 5 anni dalla sera quando avevo pianto davanti alla finestra con le candeline accese per l'abbattimento delle Torri Gemelle a New York. Ed ho impiegato 10 anni per chiedermi come hanno fatto ad abbattere 3 edifici con soli 2 aerei. Sapevo da tempo che non potevano essere andati sulla Luna, ma ero comunque un ghiotto appassionato di spazio, della NASA, portavo gli amici ad osservare il passaggio della pseudostazione spaziale, andavo negli osservatori a vedere l'inseguimento delle stelle, delle galassie o dei pianeti, ed ero orgoglioso di mostrare le mie conoscenze in merito, che avevo gonfiato dalla insana informazione del sistema. Non mi ponevo alcun dubbio e la mia mente trasformava le lucine sfocate di quelle stelle che vedevo attraverso i telescopi o di quei pianeti facendomi credere che erano come le nitide immagini in CGI della NASA, ma erano solo nella mia mente. Allora non mi ponevo assolutamente alcuna domanda se la montatura equatoriale compensava il movimento della rotazione della Terra e dei pianeti o se seguiva il movimento in cielo di una circonferenza che girava sopra di noi. Quei puntamenti dove ognuno è talmente preso per riuscire a mettere a punto una di quelle luci che era come inseguire una lucciola nel bosco senza prendere visione dell'intero bosco. Eppure basta usare il proprio strumento insito in ognuno di noi. Se punto la stella polare e mi trovo esattamente sotto il polo nord, è chiaro che se filmo il cielo lo vedrò girare e mi creerà questa visione. Ma se mi sposto di un certo numero di gradi sopra un globo e punto il cielo da questa palla che gira col centro fuori asse rispetto al mio obiettivo che è la stella polare, come si vede qui, il risultato del mio filmato è questo, non questo. E se riflettiamo attentamente, se veramente ci trovassimo sulla superficie esterna di un globo il quale ruota su se stesso lungo una traiettoria dell'isse attorno al Sole, subiremmo accelerazione e rallentamenti continui con una variazione di centinaia di chilometri in pochi secondi, come su questa giostra. Suggerisco di gustarvi la playlist Fisica della Criptonite, che è a prova di scimmia. Basta semplicemente iniziare dal primo video. Vi siete mai chiesti per quale motivo gli astronomi più famosi sono stati tutti gesuiti? Di cui uno ha inventato la teoria del Big Bang? Sarà un caso? Le stelle con gli strumenti a disposizione si osservano con un occhio solo, non con i due come la natura ci ha donato. E il risultato è come osservare o fotografare la Luna con un singolo obiettivo. Non potrà mai né una fotografia né un filmato mostrare, ad esempio, quando è piena la Luna, che non è una luce riflessa. È come andare sott'acqua. Per chi è andato sott'acqua nei mari, quei colori che si vedono attraverso i filmati non saranno mai come quelli veri che si vedono di persona. Per la Luna basta semplicemente un binocolo. Se è potente è meglio. E vedrete che è completamente diversa da quello che si vede attraverso le fotografie e attraverso i filmati. E per tutti quelli che osservano le stelle, se siete credenti e andate in chiesa, sapete spiegare le centinaia di versetti della Bibbia dove si legge che viviamo su un piano piatto?
oppure interpretate come fanno certe religioni. Perché se credete di vivere su un globo dovreste cambiare religione o buttare la Bibbia nel cesso. E se siete credenti indottrinati, evitate di venire come fate su questo canale ad insultare e dirmi di studiare. Io non vengo sui vostri canali a scrivere smettete di studiare, andate fuori e capite come è fatto il mondo. Chi studia sulla Bibbia gli scritti di uomini che non hanno mai visto né conosciuto? Come coloro che studiano libri basati sulle teorie di altri uomini mai visti né conosciuti? Non hanno più alcuna facoltà di togliere la benda dagli occhi, svuotare la mente e ricominciare a vedere le cose come stanno nella realtà. Dino.